Gentilissimo Assessore, ho la sensazione che il suo discorso ormai segua un canovaccio standard che si ripete da ben 5 anni. Devo dire che ho cercato di ascoltarla con molta attenzione per percepire qualcosa di nuovo, di diverso, sotto ogni punto di vista rispetto agli interventi degli anni scorsi. Ma al di là di qualche autoincensamento, mi consente il termine, politico, ben poco è stato possibile ravvedere rispetto ad una azione politico-amministrativa in ordine alla imposizione fiscale locale ben decantata 5 anni fa e sicuramente mal attuata nel corso degli 5 anni medesimi. Lei ha fatto anche un riferimento, caro assessore, ad una impossibilità per l'ente comune di San Severo di una situazione di pre-dissesto. Io non so perché lei ha fatto questa citazione, ha sentito dire in giro che qualcuno parla di pre-dissesto, di possibilità di pre-dissesto? È stato un lapsus freudiano? No, lei l'ha detto, assessore. Bene. Io ho la sensazione che sia un lapsus freudiano perché noi riteniamo, caro assessore, alla luce di quelli che sono i conti attuali e in particolar modo di quelle che sono le entrate collegate ad un tributo, e cioè la tassa sui rifiuti, che laddove non dovessero intervenire accorgimenti precisi e concordanti, mi faccia fare questa battuta, il comune di San Severo, la città di San Severo, potrebbe avere seri problemi. È innegabile ormai, caro assessore, che al di là del 30% di taglio della imposizione fiscale che era stata promessa 5 anni fa, mai attuata, lei ha parlato di risparmi fiscali, io sinceramente questi risparmi non li ho potuti avvertire, anzi, questo anche per la concomitante legislazione nazionale sicuramente ha contribuito negativamente a far sì che risparmi fiscali non ve ne potessero essere, ma cioè comunque questo non è assolutamente affermabile da parte sua. E stavo dicendo quindi che laddove la questione Taris, anche e soprattutto in relazione alle mancate entrate, dovesse perpetrarsi per qualche altro anno, io non so dove andremo a finire. E queste non sono parole dette a vanvera, queste sono parole dettate dall'analisi di taluni conti discussi in commissione bilancio. Quando vi è una mancata entrata ammontante al 43% del totale, nonostante l'allargamento della platea contributiva che c'è stato, io voglio vedere se non vi è il serio rischio, e naturalmente sono il primo a fare gli scongiuri, che la città di San Severo possa soffrire situazioni non facili, anche e soprattutto in funzione di un servizio che comunque va coperto al 100%. E allora delle due l'una,
o in questo momento noi non siamo in grado, e naturalmente qui la competenza non è sua, assessore, non si preoccupi, lei naturalmente relaziona per quello che le sottopongono, o non si è in grado di capire in quale direzione si sta andando, o buttiamo la polvere sotto il tappeto, perché come ci troviamo, come ci troveremo da qui a 45-50 giorni di fronte a una competizione elettorale, si vuol tacere uno stato di disagio economico-finanziario non indifferente. Guardate, quando io sollecitavo 5 anni fa, adesso Damone, il capogruppo Damone non c'è in consiglio, però se sta assistendo se lo ricorderà bene, quando polemizzavamo sulla composizione del costo del servizio di igiene urbana, che dovrebbe ammontare attualmente, se non sbaglio, a circa 9 milioni di euro, quando chiedevamo lumi sulla rappresentazione e la differenza tra costi fissi e costi variabili, nessuno ci rispondeva. Io comincio a pensare che nella realtà forse gli stessi uffici non sapevano di come si componesse il costo totale del servizio di igiene urbana. Perché è su questo che noi dobbiamo ragionare, caro assessore, caro sindaco. Il servizio di igiene urbana, unitamente al costo del personale, rappresenta la parte fondamentale di spesa di questo ente. Così come, assessore, lei non mi trova d'accordo sui tagli che sono stati fatti, sui miglioramenti che sono stati fatti, ma questo glielo dico con la semplicità e la genuinità che ha sempre contraddistinto i miei interventi. Non è un puntare il dito, è un richiamarvi alla realtà. Guardi, ultimamente abbiamo anche discusso, non è sua delega immagino, sulla informatizzazione dell'ente. Lei deve sapere che il problema dell'informatizzazione dell'ente va avanti da qualche decennio. L'abbiamo affrontato tutti quanti il problema della informatizzazione, ma la cosa che fa specie è che nel 2018-2019, nonostante ci sia stata una grande evoluzione dei sistemi informatici ed informativi, ancora non si sia riusciti a mettere un punto fermo. Vale a dire che gli uffici, nel 2019, gli uffici della città di San Severo, nel 2019 ancora non riescono ad interagire pienamente tra di loro. Le sembra possibile, assessore? Le sembra possibile con la spesa manutentiva che vi è in corso nel settore informatizzazione che questo ancora avvenga? Allora io mi chiedo, in cinque anni, assessore, visto che lei, ripeto, ha cercato di dipingere una situazione rosea, perché non si è messo mano a questo discorso? Lei lo sa bene che una parte cospicua dei costi della informatizzazione riguardano anche e soprattutto il settore dei tributi. Lo sa bene, è una questione che abbiamo affrontato, ripeto, un po' tutti quanti. Ma la soluzione non è arrivata. E allora non può dire, assessore, che questi problemi sono stati risolti. Non c'è stato alcun taglio, assessore. C'è stato il tirare a campare, assessore. Da un lato non abbiamo ridotto le imposte, dall'altro non abbiamo effettuato i tagli che dovevano essere effettuati, quindi diciamo che azione efficace, efficiente, migliorativa non ce n'è stata. Con l'aggravio che abbiamo un settore delle entrate, e ogni anno vi ho detto attenzione al settore delle entrate, che in questo momento
e viva Dio che avete fatto tutti gli accertamenti che avete fatto, e viva Dio che avete ampliato al massimo la platea contributiva dal punto di vista superficiario, perché non è rimasto più un centimetro quadro da tassare in questa città. Ce n'è ancora? E ce lo dica, assessore, perché non lo ha detto. Se lei si è conservato il tesoretto, ce lo dica, perché così magari quel 43% di mancate entrate potrebbero far presupporre che il rischio di predissesto possa essere abbastanza lontano, assessore. Per quanto riguarda naturalmente le altre imposte al di là della Tari, e cioè l'IMU e la TASI, devo dire che anche qua veramente poco è stato fatto. Lei naturalmente si potrà appellare al discorso che la legislazione nazionale sicuramente dà poco spazio alla autonomia localistica, ma va da sé che determinati segnali che noi avevamo chiesto in favore di talune categorie ben identificate che rispondevano alla categoria degli agricoltori e degli artigiani, non sottacendo per alcuni versi anche il settore del commercio, perché gioco forza con l'invasione di grandi strutture che sono arrivate, è finito il commercio di questa città. E allora quei segnali, seppur minimi, che dovevano essere dati a queste categorie, giammai sono arrivati. Avevamo parlato di iniziative, se lo ricorderà anche il vice sindaco, che era stato invitato da me in particolare a dare un segnale alla categoria che lui rappresenta. Se lo ricorderà il vice sindaco, quando noi dicevamo di dare un segnale preciso agli agricoltori, non è arrivato nulla. Se non fosse per l'iniziativa nazionale che ha escluso completamente i lavoratori dell'agricoltura a titolo principale, ben poco avrebbero potuto conseguire in termini di vantaggi economici e impositivi queste categorie. Ritornando al centro storico, auspicavamo che qualche intervento dal punto di vista agevolativo arrivasse. Se lo ricorda, presidente Boccola, quante volte ne abbiamo parlato? Se lo ricorda lei, consigliere provinciale, quante volte ne abbiamo parlato in commissione? Zero assoluto. E ve lo ricordate quando questo consiglio ha votato la richiesta di rateazione? Se lo ricorda, sindaco? Lo sa come è andata a finire? Abbiamo fatto le riunioni, non si è presentato nessuno con le associazioni di categoria per portare ad una maggior rateazione di quelle che erano le pendenze tributarie. Sono state snobbate pienamente, sindaco e assessore. Assessore, lei è venuta una volta e ne siete usciti con la storia che questo avrebbe, pregiudicato gli equilibri bilancistici, gli equilibri finanziari. Tutto si è arenato là. Avete dimenticato quello che avevamo proposto per le aree fabbricabili? Di standardizzare quello che doveva essere un'aliquota normale? O un valore normale? Anche su quello si è lasciato all'iniziativa del dirigente, alle riunioni convocate dall'allora presidente Boccola, come al solito non era presente nessuno, se non il sottoscritto, qualche rappresentante della Confcommercio, qualche rappresentante della Confesercenti. Una volta c'eri anche tu. Allora è su questi temi che dovevano arrivare segnali alla città, assessore, che non sono arrivati. Ma come fa a dire che l'azione alla fine è stata di quelle premianti? Non lo può dire, assessore, perché rispetto alle aree fabbricabili, per esempio, non abbiamo risolto niente.
si è lasciato, ripeto, all'iniziativa del dirigente che magari autonomamente, assumendosi anche delle responsabilità, ha ridotto in fase di precontenzioso il valore patrimoniale delle aree sulle quali applicare le aliquote. Questo è successo, assessore. E allora, rispetto ad una politica sulle entrate che nulla ha dato in termini di vantaggio ai cittadini di San Severo, su una politica delle entrate che è servita solo ed esclusivamente a mantenere in piedi un armamentario che doveva essere mantenuto in piedi, perché questo è il problema, assessore, che azioni migliorative non ne sono state fatte. E la fortuna vostra, sapete qual è, assessore? Di aver trovato un paio di dirigenti che in materia si sono veramente impegnati. Questa è la realtà. E di un super dirigente, non dirigente, che ha avuto la capacità e lo spirito di iniziativa, assessore, di coordinare quei dirigenti. Questa è stata la vostra unica, tra virgolette, fortuna. Perché, per rifarci ad un concetto gattopardesco, tutto cambiasse perché nulla cambiasse. Quindi, caro assessore, devo dire che sono stati 5 anni di normalità. Tutto quello che era stato decantato non si è assolutamente realizzato. Io chiedo al mio gruppo di dare un voto negativo e di motivarlo fortemente negativo, perché di fronte a situazioni del genere non ci si può nascondere dietro un dito e far finta di non vedere. Noi ci troviamo in un contesto, per quanto riguarda le entrate, non voglio parlare delle uscite, perché anche lì ripetiamo e ribadiamo il concetto, ben poco è stato fatto, che potrebbe, e qui sfido chiunque, a cominciare dal presidente Boccola, il dirigente non lo voglio mettere in difficoltà, sfido chiunque a dire che la situazione delle entrate non sia preoccupante. Rispetto ad altri servizi, assessore, ne avremo modo, poi non glieli voglio anticipare, ne parleremo abbondantemente quando porterete ad approvazione il bilancio. Anche lì vi chiederemo un segnale di forte negatività all'approvazione dell'ultimo bilancio. E quindi inviteremo anche i consiglieri della minoranza a esprimere un parere negativo. Non ridete, ma ve lo chiederemo. Anche lì, assessore, su taluni servizi, tipo quelli cimiteriali, su taluni servizi anche piccoli, qualcosina la si sarebbe potuta fare. Il problema, sa qual è? Anche la confusione delle deleghe. Io ad oggi non ho ancora chiaro chi sia e che cosa faccia il delegato, per esempio, al cimitero. Io non lo so. Chi è il delegato al cimitero? Ah, il sindaco, sempre il sindaco. Ah, bene, il sindaco. Mi sa dire chi è il delegato al servizio di igiene urbana? Che non l'ho capito. Anche lì il sindaco? Allora concludo il mio intervento ringraziando naturalmente gli uditori e esprimo il mio parere fortemente negativo per le proposte riguardanti gli accatti.